Dias, il signor Duncan Walpole è qui per il governatore. Credo che mi attenda. Sì, signor Walpole. Entre, por favor. ¿Ese es el hombre? El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más... respetable. Lleva meses en alta mar. Sé indulgente con él. Buongiorno, signore. Ho ragione nel supporre che voi siate... Infatti lo sono. È come pensavo. Woods Rogers. Piacere. Piacere mio. Va detto, mia moglie non è abile nelle descrizioni. Come, prego? Mia moglie. La incontraste anni fa al ballo in maschera di Percy. Ah, certo. Vi ha definito diabolicamente bello. Vedo che l'ha detto solo per ingelosirmi. Julien, il nostro ospite d'onore è qui, il signor Duncan Walpole. Ah, Julien Ducasse. Spero che la vostra conversione all'ordine sia sincera. Non amo gli assassini, ma ancor meno i bugiardi. Non intendo certo deludervi. Vi va un po' di sport, Duncan? Il vecchio non è ancora pronto. Avete in mano le mie migliori pistole doppie, Duncan. Trattatele con ogni cura. Anche fossero 8, le tratterei come delle figlie. Tirate qualche colpo, vi prego. Datemi un parere. Un tempo combattevo con un tale che ne portava 9. Erano splendide in battaglia, ma averle non aiutava a fare. Purtroppo. Giusto. Mica eccellente. Aspetto impaziente il giorno in cui porteremo armi da 4 colpi, anziché 4 armi. Ho un amico in patria che dovreste incontrare, Julien. James Puckle. Ora un progetto straordinario. Duncan, dove tenete le lamescelate? Non ho mai visto un assassino così sfornito. Distrutte, temo. Non più riparabili. Scegliete pure. Dove le avete trovate? Non le ho trovate. Le ho prese. Sono dei souvenir. Due lame. Come costume, qui? Costume, già. Duncan, vorreste offrirci una dimostrazione della vostra... tecnica? Ecco, io... Dovete. Abbiamo organizzato un addestramento proprio per il vostro arrivo. Sarebbe un vero peccato non vedervi in azione. Sì, ma certo. Se c'è il tempo sarei più che lieto di... mostrarvi ciò che so. Qui, vedete?
con le condizioni più adatte a voi. Fate pure. Tra la folla la lama è la scelta migliore. Niente clamore. È veloce e pulita. Mostrateci qualcos'altro. È ingegnoso usare balle di fieno per nascondersi. Che ne dite? Il vantaggio della sorpresa non va sottovalutato, è così, specie dietro un angolo cieco. Dio mi fulmini, è un trucco astuto. Le uccisioni in volo sono quasi poetiche, anche se poco discrete. Vorreste mostrarci? È possibile anche uccidere qualcuno mentre si corre? Mon Dieu, che notevole colpo! Affascinante! Gli assassini vi hanno ben formato, Duncan. Avete scelto un buon momento per lasciarli. Un bel rischio, immagino. Tradire gli assassini pare non sia mai un'idea saggia. Beh, nemmeno bere liquori, ma corro volentieri il pericolo ogni volta. Quali affari trattate qui, signore? Collaborate forse con il governatore o dovete incontrarlo come me? Pistole, spade, cannoni, granate. Tutto ciò che può uccidere è la mia specialità. Un rapinatore d'eccellenza. E come sta vostra moglie, capitano Rogers? Si trova qui, a L'Avana? Confido stia bene, ma non saprei. Sono stato in Madagascar 14 mesi a caccia di pirati. Ci è voluto parecchio a far sloggiare quei reietti, ma ora è fatta. In futuro, conto di usare le stesse tattiche nelle Indie occidentali. E che fine ha fatto quella gente? Semplice. Molti pirati sono ignoranti come scimmie. Ho offerto loro una scelta: chiedere il perdono e tornare in patria senza soldi ma liberi, oppure finire appresi alla forca. Ah, immagino che Nassau sarà il prossimo bersaglio. Molto astuto, Duncan, certo. Vi auguro fortuna. Gran Maestro Torres! Il signor Duncan Walpole è qui. Sì. Vi attendevo una settimana fa. Perdonate, governatore. La mia nave è stata assalita dai pirati. Una vera rovina. Sono giunto soltanto ieri. Che sfortuna. Scusate la franchezza, ma siete riuscito a salvare dai pirati tutto ciò che mi avete promesso? Beh, sì, signore, certo. Incredibile. Gli assassini hanno più risorse di quanto immaginassi, ma non abbastanza da spaventarci. È un piacere conoscervi da persona, Duncan. Siete il benvenuto qui. Venite, signori. Abbiamo molto da dirci. Finalmente riuniti. E che compagine europea. Inghilterra, Francia, Spagna, cittadini di imperi tristi e corrotti. Ma ora siete templari, gli oscuri e reali legislatori del mondo. Adesso porgetemi le mani. Ricordate sempre il nostro scopo. Guidare le anime inquiete sulla via della pace. Guidare i desideri inquieti
fino a placare i cuori più ardenti. Guidare le menti inquiete a giusti e sobri pensieri. In onore del padre della comprensione, che l'opera abbia inizio. Decenni or sono, il Consiglio mi ha affidato il compito di trovare nelle Indie occidentali un luogo segreto dei precursori, chiamato l'Osservatorio. Vedete? Guardate queste immagini e imprimetele nella mente. Narrano un'antica e importante storia. Per 20 anni ho cercato invano di trovare l'Osservatorio. Un posto che si dice contenga un manufatto dall'incredibile potere. È una sorta di sfera armillare, per così dire. Un oggetto che ci darà il potere di trovare e controllare ogni uomo o donna al mondo, ovunque si trovi. Immaginate cosa comporterebbe un simile potere. Con questo oggetto non ci sarebbero più segreti, niente bugie, né inganni, solo giustizia, pura giustizia. Questo ci promette l'Osservatorio e noi dobbiamo arrivarci per primi. Abbiamo idea di dove sia? La avremo, già che è in nostre mani l'uomo che lo sa. Un uomo di nome Roberts, noto come il Saggio. Sono 45 anni che nessuno vede più un Saggio. Voi siete certo che sia autentico? Noi crediamo di sì. Gli assassini verranno a cercarlo. Lo faranno e come? Ma grazie a Duncan e alle informazioni che mi reca, gli assassini presto non saranno più un problema. Tutto vi sarà chiarito domani, signori, quando incontrerete il Saggio di persona. Intanto, un brindisi. Noi troveremo l'Osservatorio insieme. E con il suo potere i re cadranno, il clero crollerà e i cuori e le menti del mondo saranno nostri. Riposate, Duncan. Domani la flotta col tesoro arriverà e con essa il vostro premio. Dopodiché parleremo di altri piani. Non vedo l'ora. Eccellente. Raggiungetemi al porto per prima cosa domattina. Il governatore richiede la vostra presenza al molo vicino al castello. Per prima cosa domattina.